Le tavolette di argilla ritrovate nei siti di Micene, Pilo, Tebe e a Creta sono un'altra fonte importante per la ricostruzione della civiltà micenea, soprattutto per quel che riguarda l'organizzazione amministrativa e politica. Si tratta di tavolette in argilla cruda che sono sopravvissute alle distruzioni che segnarono la fine dei palazzi micenei, perché consolidate dal fuoco degli incendi che distrussero gli edifici nei quali furono ritrovate. Su queste tavolette, quando l'argilla era fresca, erano state registrate transazioni o scambi di beni effettuati dal palazzo. Il sistema di scrittura utilizzato è la cosiddetta lineare B, una scrittura di tipo sillabico composta da circa 89 segni e derivata dalla lineare A minoica. Grazie alla decifrazione effettuata dall'inglese Michael Ventris, si è scoperto che la lingua dei Micenei era una forma arcaica di greco. Dall'analisi delle tavolette in lineare B si può capire che la Grecia micenea era organizzata in piccoli stati territoriali indipendenti. Non c'è traccia, perlomeno nelle tavolette, di un'organizzazione politica più articolata ed estesa, paragonabile a un vero e proprio Stato. L'ultima testimonianza archeologica significativa della civiltà micenea è l'anfora a staffa. Prodotta in varie dimensioni, essa è il tipico contenitore da trasporto miceneo. Conteneva olio di oliva, olio profumato e vino. Gli scavi archeologici documentano la diffusione dell'anfora staffa in quasi tutte le terre che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, lungo la costa della Sicilia orientale e centro-meridionale, nelle isole Eolie, lungo le coste della Calabria, della Puglia, della Basilicata in Italia centrale. Materiale miceneo è stato rinvenuto nella pianura padana, in Sardegna e nella penisola iberica. La diffusione dell'anfora staffa nelle aree menzionate attesta quindi l'espansione commerciale dei Micenei nel Mar Mediterraneo.